dato la possibilità di avere anche vittime di questo movimento. Questo movimento ha anche una pagina su Facebook, la si può trovare. Diamo l'ultimo intervento a Enzo Ramaglia, che essendo un politico di razza sa benissimo che deve fare. Per niente. Buonasera, complimenti per la manifestazione, anche se è stata fatta su Valente, quindi c'è abbastanza gente. Immaginavo che si fosse perché facciamo dei piccoli manifesti in piazza, la piazza era piena di gente, sì. Questo è un problema che purtroppo ci attanaglia, la gente è stanchissima, la gente non ce la fa più, Io sono un semplice cittadino casoliano, con tre bambini, quando c'era il signor Romano che qui costretto a fare la situazione alla figlia, a Pordenone l'ho mandata per farla fare. È una situazione molto drammatica e proprio delle proposte che bisogna fare. Questa è una legge che lo Stato ci impone di fare l'assicurazione, noi serviamo lo Stato e paghiamo l'assicurazione, quindi bisogna colpire lo Stato, in questo momento il governo. Oggi abbiamo, a volte mi domando, anche la delinquenza, no? Il caos di ritorno, l'aumentato in questi anni in campagna a Napoli, proprio perché sappiamo tutti quanti che nessuno ha l'assicurazione, il povero utente, il povero cittadino è costretto a pagare alla delinquenza per fare assicurare una macchina che non è assicurata. Questo è un dato che a Roma queste cose le devono sapere. Oggi abbiamo una grande opportunità, che aveva un nuovo governo molto rinnovato, Movimento 5 Stelle, 200 deputati nuovi, molti deputati locali campani, napoletani. La proposta che dobbiamo fare adesso, forte, perché non ce la facciamo più, che tutti quanti voi uniti, non disuniti, come stare, sembrava da noi. La cosa principale è quello di essere uniti in questo momento e fare una prossima sessione di piazza, come diceva Antonio, il compagno Ambrosi, e proporci con deputati locali, senatori campani di Movimento 5 Stelle, deputati locali, di Forza Italia, della PD. Napoli che è un problema napoletano, che poi anche Bari, Taranto, ma noi in Campania siamo in condizioni pietose. Allora io dico, uniti voi, prima cosa come comitato, che poi basta veramente, non ce la faccio, ok? A tutti, ascoltiamo nuovamente i ragazzi che ringraziamo ancora una volta. L'ultimo saluto va ad una nostra amica che non è potuta venire per ragioni di lavoro, Gabriella Gabardella, che mi ha chiamato come da sempre mi ha chiamato, perché non si è distaccata da nessuno e continua a fare le battaglie per eliminare questo razzismo che il sud del Napoli deve pagare una tariffa superiore alle altre città. Questa è la nostra battaglia, su questo chiederemo a tutti di venire e di interessarsi e fra una ventina di giorni sicuramente il comitato che qui è rappresentato e che verrà rappresentato da due persone del comitato, che sono Gianni Bianchi e Rosario Amato, ci convocheranno per discutere con i parlamentari campani, come ci suggeriva la Maglia, per dire questi sono i punti nostri. Importante però che tu vai in Parlamento tutti quanti insieme e andate a dire che questa cosa non va. Non venite a parlarci di quote, di altre cose, di cose tecniche. Fate eliminare questa cosa, eliminando semplicemente il fatto che io debba pagare tre volte tanto ad un altro cittadino. Poi sono quattro, sono cinque, non è chi sono tre. Abbiamo anche esperti, siamo un movimento che riesce a parlare e ad avere al suo interno persone come il professor Coviello, come tanti professori universitari che ci hanno seguito nell'arco di questo periodo, e rilanciamo quell'idea che ebbe Rosario a luglio, il 4 luglio, quando io, lui, Maggi, Gabriella Gambardella, Lega Ambiente e tanta gente che a Piazza Plebiscito ha di fatto lanciato l'idea e il movimento con l'asciugamano bianco, che i ragazzi non a caso continuano a portare come segnale di da dove siamo partiti e come vogliamo arrivare tutti quanti insieme. Io spero che tutti possano venire, perché è un comitato aperto. L'importante è puntare all'unità.
tra di noi cosa che noi abbiamo dimostrato stasera di saper fare. Grazie.